Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Questo oggi ragazzi ci troviamo su Destiny 2, esattamente dal punto in cui ci eravamo lasciati nell'ultimo gameplay, per continuare la missione della campagna. Per cui eravamo qui, dovevamo ammazzare i gattini. Che dobbiamo andare, ma ricollego la mente bellica alla rete e inizio una scansione remota. Sì, stiamo rilevando tracce della connessione. Aspetta, corrotti in arrivo.
va la scansione? Male! L'onnipotente è inestricabilmente vincolata alla risonanza armonica dei canali di flusso magnetico del Sole. Eh? Se Zavala distruggesse l'onnipotente, il Sole esploderebbe. Dobbiamo farglielo sapere subito. Dimmi di nuovo, oratore, cosa rende i guardiani degni della luce? Qual è il prezzo del potere e dell'immortalità? Devozione. Sacrificio. Morte. Morte? Spiegami. Dalla devozione nasce il coraggio. Dal coraggio il sacrificio. Dal sacrificio la morte. Dunque, togliti pure la vita. Devozione. Sacrificio. Mi emarginarono dalla nascita. Una pecora nera. Come usanza tra i Kaval, mi isolarono e lasciarono a morire. Mi accolse un vecchio erudito, anche lui caduto in disgrazia, che vide in me delle qualità utili. Mi accolse, mi insegnò, mi allenò. E in cambio, io divenni il vascello per la sua vendetta contro un impero che lo deluse e che deluse se stesso. Il rigetto, lo scherno, il tormento mi resero più forte. Sacrificai tutto per l'approvazione e per la gloria. Dietro la mia maschera, oratore, vi è l'essenza della devozione e del sacrificio. Non prenderò la luce con la forza. Se lo facessi, ammetterei il fallimento. E io non fallisco mai. Ora capisci perché verrò scelto? Sì, capisco. Capisco tutto ciò che hai fatto. L'operazione sulla luna giuliana è stata un successo. Quando la gabbia sarà completata, avremo tutto il necessario per iniziare il processo d'estrazione della luce. Dominus, il frutto dei nostri sforzi è qui, alla nostra portata. Ora manca solo la tua parola. No, non è questo il modo, vecchio amico. E invece lo è. È l'unico modo. Non per me. Cosa faremo adesso? Eccolo qui. Attività disponibili. L'attacco finale. Parlo con Houghton, Zavala, Ikora e Cade 6 a rifugio. Ok. Attacco finale. Siamo al finale, quindi. Vediamo. Qui poi dovremmo fare anche queste missioni qua secondarie. Andiamo dai, vediamo un po'. Facciamo giusto a 13 minuti. Magari è la volta buona che terminiamo pure questo gioco.
anche se poi dovrò portare i DLC alle missioni secondarie, però più avanti. Ok, dunque stai dicendo che se agiamo siamo fritti e se non agiamo pure. Al contrario. Ora che siamo di nuovo insieme, forse abbiamo una possibilità. Il problema è, se distruggiamo l'arma, si avvierà una reazione a catena che farebbe diventare il sole una supernova. Beh, almeno siamo tutti insieme. Indubbiamente. Sappiamo già cosa dobbiamo fare. Il viaggiatore va liberato. Secondo me bastiamo noi tre e un bel malloppo di esplosivi per sistemare la faccenda. Sentite, ho ancora il teletrasportatore Vex, ma ha una portata limitata e dovremo andargli vicini vicini. Allora entreremo nelle mura della città per renderlo efficace. Ma senza la luce, un assalto alla muraglia è destinato a fallire. Rischiamo... Non potremo tornare indietro. Ne vale la pena. Come entriamo? Guardate... La muraglia è un po' come questo fienile, piena di buchi dai quali intrufolarsi, se si hanno i mezzi. Sicura di non essere una dei miei? I mantelli non sono nel mio stile. Capito. Bel poncio. Dovete portare la vostra squadra dentro la città senza dare l'allarme. Io e la mia gente vi possiamo aiutare. E si dà il caso che siamo anche molto bravi a mirare. Hothorn, un conto è mettere in gioco le nostre vite. Ma questa guerra non è vostra. Non sei una... Una guardiana? Credi di avere il monopolio sul sacrificio? Ti dimentichi che noi sopravviviamo senza luce da sempre. Tanto tempo fa, quella grande sfera bianca nel cielo era lì per tutti noi. Credo sia arrivato il tempo di ricambiare il favore. Guardiani o meno. Bel discorso, ma non dimentichiamoci la storia della supernova e dell'annientamento totale. Se non possiamo distruggere l'onnipotente, disabilitiamone l'arma. Dobbiamo inviare a bordo una luce di mia conoscenza. Ci servirà un buon occultamento se vogliamo passare attraverso un'armata dei Cabal. Se vi serve una nave Cabal, la base qui nei paraggi ne è piena. Ma non sarà facile intrufolarci. Non ci intrufoleremo. Se ho imparato una cosa da Cade, è il valore di un'entrata in stile. Che bello. Qualcuno vuole un abbraccio? Abbraccino? No? Ok. Quindi, grande attacco finale. Dai che ce la facciamo, su. Carica sta missione. Siamo sicuri? So che vuoi volare, ma ho bisogno di te. Io sarei al... Ora, quanti siamo? A proposito, che livello siamo? Sono curioso. Livello siamo. Livello 13. Che cosa ha detto il capo a proposito? Tutti pronti? Abbiamo un punto che possiamo sbloccare. Io sbloccare una cupola protettiva per te e gli alleati. Ah, buono. Questo è utile.
perfetto. Non faranno mai in tempo. Mettiamo questo. Prendiamo qualcosa di inutile. Questo lo togliamo. Questo avamposto è il testamento del spirito. Tutti pronti? Che cosa ha detto il capo? Ok, siamo a posto. Ma che diavolo? Niente indirizzo. Niente indirizzo. Non so più da che parte stia l'orbita mondo. Cosa c'è qui? Troverai il modo. Lancia razzi. No. Vediamo, forse ci sono messaggi. Immagino hai delle conoscenze qualcosa da condividere? Tipo divertente, vero? Mi ha ricordato di quella volta che stavo con te in quel corpaccio. La missione qual è? Vaga in una miriade di luoghi, ma aspetta, sono anche qui e posso parlarti. Sa che è sopra la missione. Aiutami ad aiutare l'avanguardia. Ricordi quella base Cabal? Uno degli amichetti di Gaul ne è al comando. Un sanguinario chiamato Tumos, e sappiamo che ha accesso all'Onnipotente. Entra nella base, ruba la nave di Tumos, infiltrati nell'Onnipotente e disattiva la prima che faccia esplodere il sole. Fammi un favore, uccidi Tumos da parte mia. Quando darai il segnale, ci muoveremo verso la città. Devo dirlo, non pensavo che saresti uscito vivo dalla tua gita interplanetaria, e ancora meno con l'avanguardia al tuo fianco. Guardaci, la Legione Rossa non ha scampo. Perfetto. Mettiamoci questo. Non so neanche che cazzo sia questo. Fuce la fusione. Ok, perfetto, dai. A dopo. Una missione disponibile. Dove dobbiamo andare? In una miriade di luoghi. Per fare questa missione. Vuoi parlarmi? Sei una persona impegnata. Perdiamo navi ogni giorno. Ma il Crogiolo ha bisogno di veterani ora più che mai. Eccola qui. Richiede livello 15. Ai. Quindi neanche si può fare. Vabbè ragazzi, dai, io sono un po' stanco. C'è praticamente tutto oggi che sto registrando. Ci sono un bel po' di gameplay per tutta la settimana già pronti da editare, purtroppo. E niente, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che finisca. Quindi ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Mi raccomando, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi, seguite la serie, trovate anche la playlist inclusa, seguite su Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Telegram, Twitch, se volete donarmi qualcosa andate su Streamlabs, se volete il gioco super scontato andate su Istante Gaming, tutti i link in descrizione, per avere super vantaggi, sconti e altre informazioni utili. Ancora un grazie e ciao.